Ciao, sono Tommaso di Tecnista. Oggi scopriremo finalmente come capire se la propria saldatrice ad elettrodo, MMA, può anche saldare a TIG. È una domanda che moltissimi ci hanno fatto dall'alba dei tempi fino ad oggi e ancora viene posta. Ovviamente molti avranno una saldatrice, molti di voi che state guardando avrete una saldatrice ad elettrodo piccolina a casa. E vi siete così guardati qualche video su YouTube della saldatura TIG e a questo punto vi siete chiesti: ma io posso fare la stessa cosa? Innanzitutto sappiate che la saldatrice che avete, se è una normale saldatrice ad elettrodo, salda solo in corrente continua, quindi se potrà farlo, e vedremo come, potrà solamente saldare materiali acciaiosi come appunto l'acciaio al carbonio e l'acciaio inox. Non potrà saldare l'alluminio, per esempio, che è una lega leggera, perché l'alluminio necessita della corrente alternata. Ma questa è un'altra storia. Allora, abbiamo giusto un po' di saldatrici ad elettrodo qui e vogliamo capire: ma come faccio a sapere se questa Spark 146 della Elvi, per esempio, può saldare anche a TIG? È presto detto. Prendiamo l'esempio più semplice. Questa è una ESAB Buddy Arc 180 e la cosa più facile che si può fare per capire se una saldatrice così può saldare a TIG è effettivamente guardare l'icona della torcia TIG. Questa è veramente emblematica perché insomma ci fa capire che è differente rispetto a quella dell'elettrodo. Infatti vediamo la pinza porta elettrodo con l'elettrodo, quindi questa sarà la modalità di saldatura MMA, però questa è la saldatura TIG perché c'è una torcia al TIG. Questo ci basta per capire che questa saldatrice ad elettrodo può anche saldare a TIG. Passiamo ora al caso. A un altro caso che è quello della Stel Sky 161. Come vedete abbiamo soltanto l'icona dell'elettrodo, della saldatura d'elettrodo, quindi non vale il trucchetto, diciamo, che ho detto prima, perché qua non si capisce. E uno può pensare: beh, ma allora non salderà a TIG. Bisogna fare un secondo controllo se non è visibile l'icona e vediamo come si fa. Come dicevo prima, è necessario fare un'ulteriore ricerca e quindi cerchiamo Stel Sky 161 su Google, semplicemente. Avremo vari risultati. Quello che in questo caso forse sarebbe meglio fare è o andare sul nostro sito Tecnista, perché modestia a parte, comunque le informazioni necessarie noi le scriviamo e abbiamo anche la scheda tecnica. Consiglio anche di cercare Stel Sky 161 e andare sul sito proprio ufficiale della Stel, che vedete essere questo qua. Comunque, sia da noi che nel sito della Stel troverete le informazioni necessarie. Quindi torniamo sul nostro sito. Avete visto, avevo cliccato su Scarica la scheda tecnica che c'è su tutte le nostre saldatrici che mettiamo sul sito. E vedete Stel Sky 161, la saldatrice, qua abbiamo i dati tecnici, stick, nel senso che salda ad elettrodo, però cosa c'è qua? TIG. Benissimo, sappiamo che allora la saldatrice Stel Sky 161 ha la possibilità di saldare anche a TIG. Vi faccio vedere ovviamente le saldatrici che abbiamo in casa, quindi spero insomma di azzeccare più o meno tutti i casi possibili. Anche in questo caso vediamo le Elvi Spark, la 186 e la 146, che hanno un frontale che è praticamente identico. E anche qui si capisce, diciamo, che si può saldare ad elettrodo, perché qua ho una manopola con i vari diametri di elettrodi che posso utilizzare. Quindi sappiamo che questa è una saldatrice MMA, ma ancora non sappiamo se può saldare a TIG. Quindi, come abbiamo visto per la Stel Sky 161, adesso controlleremo anche se le Spark possono saldare a TIG. Cerchiamo ora le saldatrici Elvi Spark, della linea Elvi Spark. Facciamo l'esempio della Spark 186, giusto per cercarne una. Quindi potremmo andare sul sito della Elvi, sì, comunque ovviamente noi puntiamo ad andare sul nostro sito, a rimandarvi sul nostro sito che è tecnista.it. E anche perché qua veramente trovate comunque le informazioni. Ecco qua, scheda tecnica Spark 186. Benissimo, abbiamo tutte le informazioni tecniche, non vedo nessun rimando al TIG.
Se vogliamo fare un'ultima ricerca, dobbiamo guardare qua tra le icone dove si potrebbe effettivamente leggere TIG come è stato fatto per la Stelle, ma non vedo niente. Quindi è molto probabile che non sia possibile saldare a TIG. Allora, per essere proprio sicuri sicuri, bisognerebbe andare sul libretto d'uso e manutenzione, magari alla pagina in italiano o la lingua che volete voi. Vedo che non c'è alcun rimando neanche qui al TIG, alla possibilità di saldare a TIG. Capiamo a questo punto che con le Spark non è possibile saldare a TIG, perché non c'è alcun riferimento alla possibilità di poterlo fare. E credetemi che un produttore che ha una macchina che può saldare anche a TIG lo scriverà sicuramente nelle proprie schede tecniche o nel libretto di istruzioni, perché è un'informazione importante che dà una qualità maggiore alla macchina. Sfortunatamente il discorso non si esaurisce qua, perché comunque possono esserci dei casi anche in cui non si trovi questa informazione né nel libretto di istruzioni né nella scheda tecnica né sul frontale della saldatrice, e quindi il nostro consiglio di solito è di chiedere direttamente a chi vi ha venduto la saldatrice se questa cosa la può fare. Bene, speriamo comunque di aver risposto alla maggior parte delle domande. Ovviamente esistono milioni di saldatrici nel mondo e milioni di marche con i loro milioni di modelli, quindi non si può sperare di rispondere a tutti, ma se almeno fossimo in grado di rispondere alla maggior parte delle persone, beh, questo sarebbe comunque già un grandissimo traguardo. Allora, mi raccomando di iscrivervi su YouTube, oppure scriveteci al 348-6018-421, di solito rispondo io direttamente, oppure Alessandro, comunque siamo sempre noi, se aveste qualsiasi domanda riguardo a questo argomento o ad altri. Grazie. E niente, buon weekend, ciao!